Scusate, ma niente, non si riesce a partire con la musica questa sera. Ho dei problemi per quanto riguarda la console di Spreaker. Ci ho provato in tutti i modi, credetemi, anzi, sto ancora provandoci mentre vi racconto questo. Rocco del Bilaccio non c'è più, e pare che non ci sia più neanche la trasmissione. Io ci sto provando, ragazzi. Non riesco a capire come mai, come potete vedere e sentire. La musica va, la mia voce c'è, ma non c'è, non riesco a caricare i miei soliti file, proprio mi dà out su tutto. Niente, avevo qualche discorsetto interessante, anche qualche pezzo che mi hanno mandato gli amici, tipo lo stesso Luciano o Adriano, mi hanno mandato due o tre pezzi che ho sulla mail, molto interessante. C'era il monologo sulla paura, c'erano diverse cose carine, credetemi, molto carine da mandare in onda, ma non l'ho potuto fare, non l'ho potuto fare e non va. Non va, non va, non va. Sto ancora provando, intanto che parlo, vedo, ma non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Adesso vediamo se riesco, intanto che parlo con voi, se riesco. Continua ad arrivare una stramarea di mail che la maggior parte, non so se capita anche a voi, arrivano delle mail proprio che non ce ne può fregare un cazzo di niente, cose che proprio non ha nessun senso, eppure continuano ad arrivare. Arrivare, ho chiesto, le ho rimosse. Ho fatto di tutto, credetemi, di tutto. Niente, niente, niente. Addirittura poi qualcuno si è fatto qualche iscrizione a qualche sito del cazzo a mio nome, mi arrivano anche messaggi abbastanza del cazzo, credetemi, ma veramente del cazzo. Però se c'è la gente che si diverte così, che ci vogliamo fare? Non ci possiamo fare nulla. Non ci possiamo fare nulla, ognuno ha i propri divertimenti. Grazie a Dio ci sono ancora le persone che riescono a divertirsi in questo modo e che vogliamo fare. Adesso faccio sentire un pezzo, magari se riesco, questo di Adriano, che poi vi rimanderò magari in un formato migliore. Però Adriano, vediamo cosa ci racconta. Ciao Michele, ciao a tutti. Finché c'è traffico c'è speranza, viene voglia di dire così per trasformare quello che è evidentemente un problema della città di Roma in una possibile risorsa. E la notizia che commentiamo oggi riguarda proprio il traffico, o meglio l'aumento delle pene per chi guida in stato di ebbrezza o per chi per una condotta scorretta o pericolosa dovesse Scusate, ho fatto la mia cazzata. Ciao Michele, ciao a tutti. Ho fatto la mia Finché c'è cazzata. traffico c'è speranza, viene voglia di dire così per trasformare quello che è evidentemente un problema della città di Roma in una possibile risorsa. E la notizia che commentiamo oggi riguarda proprio il traffico, o meglio l'aumento delle pene per chi guida in stato di ebbrezza o per chi per una condotta scorretta o pericolosa dovesse produrre, determinare degli incidenti e pene anche aumentate per chi dopo un incidente si dà alla fuga, quindi non soccorrendo le persone coinvolte. È finalmente, dico io, una legge importante di cui si avvertiva la necessità. Nel nostro paese sono state scritte pagine tristissime legate appunto agli incidenti stradali, alle persone coinvolte in incidenti stradali con tantissimi feriti, ma anche con tantissimi decessi. Spesso si è tirato in ballo la velocità, la disattenzione di chi guida e quindi anche in numerosi altri casi, il fatto che appunto chi si metteva al volante aveva abusato di sostanze alcoliche. È quindi finalmente
arrivato il momento di voltare pagina. Roma è una città, ad esempio, nella quale la macchina è in numerosissimi casi diciamo insostituibile. Negli ultimi 20 anni circa Roma si è espansa occupando territori geografici davvero notevoli da un punto di vista proprio di estensione, e mentre si è, questo per forti interessi di tipo economico-politico, mentre si è cementificato con la costruzione di numerosi edifici, non si è parallelamente pensato alla costruzione o al sostegno di una rete pubblica del trasporto che potesse sostenere questo sviluppo. Da qui il fatto, ad esempio, che su alcuni itinerari piuttosto numerosi, a dire il vero, e in alcuni orari la media con la quale ci si muove con la macchina è inferiore ai 30 km orari, e questo la dice lunga su quanto sia inadeguata, obsoleta la rete della mobilità nella capitale, quella pubblica evidentemente in primis, ma anche quella privata, ovvero le strade che si percorrono con la propria autovettura. La legge che abbiamo finalmente adesso a disposizione è una legge importante, dalla quale non ci si attende tanto l'aumento dei casi di pena, ma piuttosto un altro effetto, la riduzione degli incidenti stradali sulle strade evidentemente del nostro paese. Sarebbe davvero questo un primo segno di civiltà. Il traffico che viviamo quotidianamente nelle nostre città può essere trasformato in qualcosa di meno stressante, qualcosa più utile. Noi proviamo a farlo producendo questi piccoli contributi, ma una cosa davvero non ci occorre mai: qualcuno che si metta al volante per uccidere. Questo davvero non ci occorre. Ma si intende, ed è giusto sottolinearlo oggi, sono pensieri da strada. Ciao Michele, ciao a tutti. Abbiamo sentito Adriano, questo pezzo sul traffico. Beh, il traffico è un problema grosso. Ragazzi, io sinceramente fare un monologo così non mi va, non mi funziona. Spero domani sera di poterlo fare. Vi mando a tutti una buona serata. Vi ricordo che alle 11 c'è come sente Small Jazz di Luciano. Mi raccomando, seguitelo perché ne vale la pena. Io lo sentirò stanotte mentre lavoro. Buona notte a voi tutti.